No. Non ho bisogno di chiamarla. Non mi hai mai mentito e so che non lo farai mai. Crederò a qualunque cosa mi dirai, sempre. Per favore, Ken. Mi dispiace tanto. Ken bloccarla in un abbraccio da orso. Si fidava di lui. Finalmente poteva respirare. So che Polen è un punto dolente per te. Ha detto, non lasciando andare Sanem. Se vuoi, smetto di parlarle. Interrompo il contatto e basta. Lo faresti per me? Si allontanò leggermente, quel tanto che bastava per poter vedere la sua faccia. Era serio? Il cuore di Sanem quasi cantò. Lo farei, se questo ti calmasse. Bravo. Sbarazzati di quel vagabondo. Silenzio, Sanem si voltò e alzò la mano. Può guardarlo e cercare di sopprimere un sorriso, ma non ha avuto successo. La tua voce si intromette di nuovo? È una seccatura, osservò sua moglie. Mi offendo. Sus, disse con enfasi e la voce rimase tranquilla. Dove eravamo rimasti? Ti ho detto che interromperò i contatti con Polen, se vuoi. Può aggiustarle i capelli. Ora notò il rossore sulle sue guance e la velocità con cui respirava. Giusto. Sanem lo guardò un attimo e, nonostante i sussurri incalzanti nel suo cuore, scosse la testa. No, non farlo. Uffa. No? Ken era sorpreso. No. Non ti dirò con chi puoi essere amico. Non è il mio posto. Lo credeva. E se Polen ha bisogno di te, dovresti aiutarla. Non ci credeva. Ma solo come amico. Se prova qualcosa, la frusterò da qui fino all'eternità. È chiaro? Ha agitato il dito verso di lui e Ken ha riso. Come desideri, Madame Divitt. La baciò sulla guancia e la tirò, così che lei si sedette sulle sue ginocchia. Abbiamo un aereo alle 5 del mattino, il che significa che dobbiamo partire alle 2 del mattino. Ho qualcosa in programma per la sera, ma oggi decidi tu cosa vuoi fare. Sono pronto per qualsiasi cosa tranne che per la lezione di ceramica. Sanem sorrise e senza una parola gli diede la rosa. Il castello di Monte Cristo era un posto bellissimo a poco più di mezz'ora di macchina da Parigi. Ken riuscì a noleggiare un'auto e ben presto stavano esplorando i terreni del luogo che Alexandre Dumas si era costruito dopo aver raggiunto il successo letterario. Non era enormemente grande. Aveva tre piani e sembrava piuttosto angusto se paragonato ad altri castelli e palazzi, ma Sanem era felicissimo. Ora che l'autunno era in piena fioritura, gli alberi che lo circondavano assumevano delle bellissime sfumature rosse e gialle e tutto sembrava lo sfondo di una fiaba e gli interni erano opulenti fino alla volgarità. Ho visto una foto di questo posto in una delle riviste di viaggi quando lavoravo al Beccal. Ha detto a Ken con l'entusiasmo di un bambino che vede per la prima volta una torta a più strati. Probabilmente non ci avrei prestato attenzione, ma hanno detto che era stato costruito per riflettere il castello del Conte di Montecristo e avevo appena finito di leggere quel libro. Ti è piaciuto? Lo amavo. Un po' sorprendente, perché non mi piacciono molto le trame di vendetta. Capisco che abbia subito un torto. Ma che è qualcosa di così cattivo in quello che ha fatto. Così subdolo, sai? Immagino che fosse questo il punto. Karma non ha fatto le sue cose, quindi l'ha fatto. Indicò una sedia molto decorata, con struttura dorata e sedile di velluto bordeaux. Dovremmo ottenere qualcosa del genere quando torneremo a Istanbul. Sanem lanciò un'occhiata alla sedia. Sembrava buono in questo ambiente, ma in qualsiasi altro posto. Non puoi dire questo, guardò suo marito aspettandosi un sorriso malizioso, ma sembrava serio. Stai scherzando, vero? Dimmi che è uno scherzo. Ken non rispose, ma vedendo la sua faccia preoccupata, finalmente scoppiò a ridere. Sua moglie gli ha schiaffeggiato il braccio. Sir Seri. Silence Silvu Plate. Una delle guardie li guardò con rimprovero e si mise un dito sulle labbra. Troppi turisti stranieri non capivano una parola della sua lingua, ma il dito sulle labbra era un gesto universalmente riconosciuto. Può scusarsi e sono andati avanti. Beh,
finalmente sono riuscito a mettere in contatto Sanem. Leila entrò in camera da letto proprio mentre suo marito finiva di mettere i suoi vestiti nell'armadio. Lei ed Emre presero la stanza che Ken era solita occupare durante il soggiorno alla fattoria. Sono a Parigi e Sanem ha dimenticato il suo telefono. Ken è stato in modalità aereo per tutto questo tempo. Pensavo che sarebbero rimasti ad Amsterdam finché non avesse finito con le sue medicine. Sono volati lì per il suo compleanno, ma torneranno domani mattina. Si è lasciata cadere sul letto e ha gettato il telefono sul cuscino. Sanem ha detto che possiamo restare qui quanto vogliamo, ma ad essere sincero, preferirei trovare qualcosa in città. Il tragitto per andare al lavoro da qui sarà lungo. Qualunque cosa tu voglia, se vuoi lì. Emre sorrise e si sedette accanto a lei. Come ti senti? Un po' meglio ora che non dovrò avere a che fare con tutti i vicini e il loro incessante aumento di domande. Amis. Sono sorpreso, ad essere sincero. Mi aspettavo che mamma e papà provassero a fermarci mentre mettevamo le nostre cose in macchina. Anche a me. Forse l'hanno accettato? Era dubbioso, ma quando Leila gli diede un chiaro mi prendi in giro. Guarda, ridacchiò. Lo so, non ci credo neanche io. Come a un segnale, sentirono un'auto fermarsi davanti alla casa e un attimo dopo la voce di Merlibe percorse il luogo. Leila, ragazza, dove sei? Io Kartik, Leila guardò suo marito incredula. Emre imprecò sottovoce. Quando il sole si è nascosto dietro l'orizzonte, le nuvole sono scomparse e il cielo era limpido. Sanem finì il suo zucchero filato rosa e ancora una volta si guardò intorno, ma dopo che suo marito le disse di aspettare e di non muoversi, scomparve. Era in piedi vicino al fiume, proprio accanto alla torre Eiffel riccamente illuminata. Nonostante il tempo, la fila all'ingresso era lunghissima e ancora una volta pensò che quel tipo di folla doveva aver risucchiato tutta la gioia di andare lassù. Pronto, Sanem Anim? Ken apparire dal nulla. Pronto. Ma per cosa? Ken le prese entrambe le mani e camminando all'indietro, condurla verso il tram fluviale che lentamente si riempì di gente. Vedremo Parigi di notte. La città delle luci, Sanem race di gioia. Ken, è così romantico. Tu mi inspiri. La fece girare e la tirò più vicino. E domani chiameremo Polen. Le chiederò di dirti tutto. Ken, non è necessario. Lo rassicurò Sanem e questa volta lo pensava davvero. Io voglio che tu sappia. Le baciò la testa e diede i biglietti allo staff. Presto furono indirizzati al ponte superiore con un soffitto di vetro. Ma non è la mia storia da raccontare. Tamam. Se vuoi. Si sedettero su una delle panchine. Ken immediatamente cinse sua moglie con un braccio,